Ma buongiorno amici, benvenuti a Madrid e benvenuti alla prima tappa del 4 Erasmus. Guardate che casa incredibile che ha Francesco. Sì, benvenuti a Madrid, benvenuti in mia casa, incantato di Copacertes. Due ore prima. Arrivati a Madrid, la mia prima missione è procurarmi un abbonamento per i mezzi. Ciao Francesco! Hola. L'abbonamento da 5 giorni costa 27 euro. L'abbonamento da 10 viaggi costa 12 euro. E l'unico modo per farlo è dietro a questa lunghissima coda. Tutti hanno avuto la mia stessa idea, evidentemente. E c'è un supplemento di 2 euro per comprare questa targhetta. Quando viene un ambasciatore in Spagna, si presenta il primo ministro e gli fanno una parata. Madrid è bella perché tu puoi uscire di casa senza saper dove andare e trovarti delle cose strane. Per esempio delle pecore in mezzo a Madrid che camminano e attraversano tutta Madrid. Un fiume di pecore, cioè veramente interminabile. Qua non si vede la fine, non si vede la fine. Francesco va a scuola a lezione, io per il primo giorno salto e vado a fare del cinema per la città. Ciao Francesco! Para llevar. È un panino con i calamari fritti dentro ed è super buono. Viva Madrid! Viva Madrid! E dice che qua a Madrid lo mangiano tutti quanti. Tu dove fai la spesa di solito? Io faccio la spesa al Corte Inglese perché c'è la pasta italiana, la Barilla, ma soprattutto la Garofalo che costa meno della Barilla. Stasera quindi andiamo all'Eleven. Andiamo a ballare, quindi vi porto solo la GoPro. Tutti quelli che hanno messo un commento su Facebook sono in lista e possono bere gratis fino alle 11. Questa cosa in realtà si protrae sempre fino all'una almeno e bevono gratis sia birra che sangria. Andiamo a divertirci. Buongiorno amici. La prima missione di oggi è procurarmi un colchon inflabile, che è un materasso gonfiabile. Mi nuovo colchon inflabile. Qualcuno ha lasciato una tazza di latte qua ed è qua da tutto il giorno. Io me lo immagino questo qualcuno che non ha più voglia. Boh. Oggi andiamo a lezione. Non lo volevo neanche fare apposta. Andiamo a seguire aerodinamica ipersonica, andiamo a seguire segmento di terra e andiamo a seguire controllo termico. Vengo a lezione solo il pomeriggio, dalle 5 ore, un giorno faccio solo 2 ore, oggi ne faccio 3. Non capisco nulla di cosa sto facendo adesso, ma solo con la presenza prenderò il 18. Normale abitudine in fare i compiti in classe, ma tutti lo fanno, perché i compiti valgono poi una parte del voto, quindi le valutazioni sono progressive e di quasi nessuno hai poi l'esame alla fine. Preferisco l'Italia perché sono abituato, faccio quasi niente per 2-3 mesi, poi studio tanto in un mese e boh, gli esami vanno bene. Qua studiare meno, però sempre. Io a Torino non ho mai fatto sta roba qua. Studiamo cose diverse, però va bene.
ce la posso fare. Oh, io in questa lezione qua non posso entrare perché Francesco dice che i professori non sono proprio contenti, quindi salutiamo Francesco, ciao Francesco, e vado nell'aula studio a montare il video. Pausa da lezione. Andiamo a mangiare una tortilla. Devo spingere di tortilla. È abbastanza buona. Per costare 90 centesimi è buonissima, cioè è spettacolare. Questo qua sopra è il faro di Moncloa ed è la vista più alta di tutta la città, se riusciamo a salirci una figata. Sì, un ascensore di 128 piani. L'ascensore è al piano 1, non solo aspettare, faccio un piano, ci metterà poco. Bello, adesso andiamo a mangiare. Questo è il tigre. Non soli 5 euro, non 6, non 4, ma 5 euro per prendere una birra e mangiare a volontà. E a partire da domani, ma solo per oggi, il tigre. Hola, Cecil. Hola. Buonissimo. Questa sera che non devo dormire in corridoio e andiamo a dormire abbastanza presto perché... Perché domani abbiamo una sfida, non dobbiamo andare a dormire prima delle 7 di mattina più o meno. Scoprirete tutto quanto nel video di domenica. Sono andato a comprare il cuscino perché qua non c'era. Vedete, io ho messo anche la mia federa, il problema è che il cuscino è lungo così. La prima federa che ho messo ho provato a stringerla, ma si è completamente squarciata di sotto. E con la musica di Pablo, il coinquilino che studia DJ, diciamo buenas noches. Buenas noches. Buongiorno amici. Oggi andiamo al Parco del Retiro. Intanto il latte di ieri non solo è ancora qua, ma ha trovato un amico. Caldo. Sì, infatti è ora di togliere la felpa. Sono bravissime, sai, questo è il fatto. I love you. We've been singing that song and I got a knife in my throat. Intanto questo è il Parco del Retiro. Adesso andiamo a fare il giro in barca sul lago. Te lo dico Francesco, non puoi andare al barco perché mi cabeza sta arruinando. A long, long time ago, there was a volcano living on a lonely in the middle of the sea. Ragazzi, con Pablo sullo sfondo vi dico che noi dobbiamo andare a lezione, siamo anche un po' in ritardo. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi episodi e noi ci vediamo domenica. Ciao! Guardate in che bel posticino che ci ha portato Francesco. Vorrei farvi vedere tutto e che c'è qualsiasi cosa, c'è veramente la qualunque.